si parla tanto di qualità del servizio, di professionalità, di agente immobiliare professionale. A mio parere la grande sfida, e ne abbiamo già iniziato a parlare in consulta nostra, è dare un senso pratico, compiuto a questa P di professionalità. Cioè nel concreto, esercitare la professione di agente immobiliare con un'elevata qualità del servizio. Cosa intendiamo mettendolo a terra? Perché poi tutti noi agenti immobiliari ci piace la praticità. Cioè nel senso che poi, io dico sempre, se non vendiamo non mangiamo. Cioè se non raggiungiamo il risultato, noi non riusciamo, come dire, a portare a casa i denari che servono per la nostra vita quotidiana. Poi c'è il modo con cui farlo, che ci deve dare poi la continuità nel lavoro, le famose referenze attive, no, dei cittadini, della comunità che devono tornare in agenzia, e poi si eleva anche l'immagine della nostra categoria, è benissimo. Secondo me noi abbiamo la grande opportunità di andare a definire un modello professionale di riferimento. Cioè è chiaro che non si potrà obbligare nessuno a fare il lavoro in quel determinato modo, ma però come associazione di categoria, con la responsabilità politica che abbiamo, ma anche di utilità per l'associato, per l'aderente, dobbiamo dare un'indicazione di come svolgere l'attività. La brutalizzo molto. Tre fasi. Entra il proprietario che deve vendere, incarico di valutazione dell'immobile, che preveda un controllo documentale dell'immobile stesso, che in gran parte probabilmente facciamo già tutti, ma va un attimino organizzata questa cosa, una checklist dei documenti che noi chiederemo al proprietario, e di quelli che se non li ha, li potremo noi andare a verificare, o meglio ancora, perché non siamo dei vigili urbani, a farli verificare tramite professionisti di nostra fiducia. Indicare noi il valore allineato al mercato, acquisire un incarico di vendita scritto in esclusiva che ci consente di collaborare, perché se non hai l'esclusiva fai fatica a collaborare tra di noi. Quindi un modello professionale di riferimento che deve raggiungere quattro obiettivi. Uno, consentire di mettere nel mercato immobili preventivamente controllati e al giusto prezzo. Che ripeto, magari sono cose che molti di noi fanno già, ma molti altri no. Molti si genuflettono quando arriva il proprietario che deve vendere. Scusi, quant'è che vuole? Ha la provvigione, ma forse veda lei, chiederò il 6% all'acquirente, perché poi è obbligato a passare da me se lei mi dà l'esclusiva. Cioè abbiamo delle modalità talmente distinte e differenti di lavorare che danneggiano la nostra immagine sul mercato e danneggiano noi operatori nella collaborazione. Quindi primo obiettivo, immobili preventivamente controllati e al giusto prezzo. Secondo obiettivo, nel tempo, perché ci vorrà del tempo, deve divenire un metodo comune di lavoro, perché tra di noi non collaboreremo mai se non ci fidiamo tra di noi, se non abbiamo una modalità che sappiamo che anche il collega ha acquisito quell'immobile dopo averlo controllato o fatto controllare e immesso a un valore congruo. Poi ci sarà sempre quello che vorrà saltare l'agenzia, andare privatamente, vorrà chiedere quello che vuole lui. Sta a noi anche non prestarci ad accettare questa modalità, dire noi siamo dei professionisti, abbiamo questa modalità professionale che le nostre tre associazioni di categoria hanno tutte e tre avallato, è un riferimento professionale e non si lamentano delle associazioni di categoria dopo, che parlano solo di politica fumosa e di filosofie. Terzo obiettivo deve essere quello che deve diventare questo modello una materia centrale dei corsi della 3989, cioè dei corsi di accesso alla professione, per agevolare l'impatto positivo delle nuove leve, tra virgolette, dei nuovi colleghi agenti immobiliari sul mercato, perché sennò ci danneggiano. E il quarto, che forse è il più importante dopo aver fatto gli altri tre, è darci uno strumento di comunicazione all'esterno, alla comunità, ai cittadini, che la nostra attività, la nostra professione è utile, è necessaria, è indispensabile, perché il cittadino compri o vendi casa senza problemi, in sicurezza e in serenità. Perché dicono che la seconda causa di stress degli esseri umani dopo il divorzio è l'acquisto della casa. C'è un momento delicatissimo della vita di ognuno di noi. Quindi, caspita, certo che ci vuole una figura fisica che abbia quell'empatia, quella sensibilità, quella capacità di trasmettere la sicurezza non a parole, ma coi fatti, attraverso un modello professionale di riferimento. Parlavamo con Giordano ieri,
Quando prima parlavo di portali online che disintermediano, non mi riferivo tanto a immobiliare.it, mi riferivo a un PAL che fa una pubblicità contro gli agenti immobiliari, non a favore di una vendita diretta che ci sta, io non dico mica, uno non è obbligato a passare dall'agenzia immobiliare, ma fa una pubblicità solo contro, quindi una pubblicità sleale, scorretta. E qui faremo senz'altro un'azione comune all'antitrust su questo tema. La tecnologia oggi è determinante, ma sarà sempre uno strumento al servizio dell'agente immobiliare professionale. Si parla della nuova era della FIDIGITAL, cioè dell'interconnessione tra reti fisiche di prossimità e reti digitali. L'80% di quello che facciamo tutti i giorni, soprattutto in ambito professionale, è routine, è abitudinario, perché l'uomo è un animale sociale abitudinario. Ma c'è quel 20% che sono le cosiddette soft skills, sono quelle competenze uniche che ognuno di noi ha, le caratteristiche particolari dell'essere umano, che per l'agente immobiliare sono quelle capacità relazionali, empatiche, di mediazione, che riescono a far unire due interessi contrapposti. Mio padre diceva sempre una piccola guerra, uno vuole spendere il meno possibile, l'altro vuole realizzare il più possibile. Noi abbiamo una capacità che io definisco un talento che non hanno tutti, che è mediare. Si sono evitate delle guerre con la mediazione negli anni. È una capacità che noi abbiamo e va valorizzata questa capacità qua. OnPal non sta avendo successo per tre motivi. Io definisco PAS, P-A-S. Prezzo. Prendono le richieste dei proprietari, che il 90% sono fuori mercato e fai fatica a venderle. Accordo. Non mediano, non hanno quelle capacità che dicevo prima, di mediazione. Terzo, la doppia S, sicurezza e serenità. Non sono in grado di dare quelle informazioni agli utenti che gli diano la famosa serenità e sicurezza, facendogli vedere fisicamente le carte, i documenti, che quell'immobile non ha ipoteche, non ha gravami, non ha pesi, le misure catastali sono aggiornate al pelo, le planimetrie catastali sono presenti, c'è un atto di provenienza certificato, quello sì, dal notaio. Innovazione tecnologica, si parla di 4.0. Che cos'è? È la rete, la condivisione, la collaborazione tra di noi. Però la collaborazione, come dicevamo, ci può essere, ci potrà essere veramente se c'è una modalità operativa di riferimento a cui tutti noi concretamente la poniamo a terra e la attuiamo. Io sono fiducioso, io penso che i tempi siano maturi. È uscita proprio poche settimane fa, non so se avete letto nei giornali, la Prassi Uni, che è un percorso paranormativo dove dà un'indicazione in recepimento di una norma europea, non so se avete mai sentito questa N15733, questa norma che definisce degli standard di servizi dell'agente immobiliare evoluto, moderno. È stata recepita con una prassi di riferimento a cui abbiamo partecipato anche noi, che allargheremo e parteciperanno sicuramente tutti insieme, perché questa nel giro di 5 anni possa diventare una norma uni e quindi un riferimento paranormativo, che se un domani il legislatore va e decide, anche grazie alla nostra attività, di intervenire sulla legge professionale, possa prendere un riferimento dove vengono identificati i servizi che l'agente immobiliare può e deve fornire all'utente nell'interesse non solo nostro di operatori del settore, ma anche e soprattutto della comunità.